Bentornati su Bobo Soccer Breaking News. Oggi ci occuperemo di fare un'analisi di tutta questa quinta giornata di Serie A, una giornata che ha visto diverse big perdere, tra cui la Roma e l'Inter. Ma andiamo da una big che ha pareggiato, la Juve. La Juve ha sfidato la Fiorentina e la partita è finita 1-1. Per la Juve ha segnato Milik e per la Fiorentina Kouame. Vediamo le statistiche. Dalle statistiche si vede che ha giocato meglio la Fiorentina. Ma ora passiamo alla partita più emozionante, Milan-Inter, finita 3-2 per i rossoneri, che hanno schiacciato i nerazzurri, che hanno provato a pareggiare nel finale. Brozovic ha aperto le danze siglando il gol del vantaggio, Leao ha pareggiato, Giroud ha fatto il gol del 2-1, Leao firma la doppietta segnando il 3-1, e Dzeko al 65esimo circa accorcia le distanze. Eccovi le statistiche. Parliamo di Lazio-Napoli, finita 2-1 per i partenopei. Kvaratskhelia continua a stupire con le sue giocate e infatti chiuderà la partita dopo il pareggio di Kim al gol del vantaggio di Zaccagni. Eccovi le statistiche. Poco da dire su Cremonese-Sassuolo, che finisce 0-0. La Cremonese ha ottenuto il primo punto in Serie A. Eccovi le statistiche. Spezia-Bologna è stata una partita interessante e emozionante che è finita 2-2. Arnautovic ha stupito tutti con la sua doppietta. Eccovi le statistiche. Passiamo alla partita vinta dal Verona 2-1 sull'Empoli. Sinceramente di questa partita mi ha stupito quasi solo il gol di Ciccio Caputo. Eccovi le statistiche. Ecco qua molto probabilmente uno dei massacri più pesanti subiti dalla Roma, che ha ricevuto 4 scalpellini dell'Udinese di Udogie. Mamma mia che terzino, sta distruggendo tutte le squadre. La Roma non ha giocato malissimo dalle statistiche, ma la sconfitta è pesante soprattutto contro una Roma rinforzata e pronta a lottare per lo scudetto. Una sconfitta che brucerà molto sarà quella del Monza, che ha giocato bene ma ha comunque perso 2-0 con l'Atalanta, che ha voglia di riscatto dopo la stagione deludente. Come vedete dalle statistiche, il Monza ha effettivamente fatto più possesso palla e più passaggi. La partita tra Salernitana e Empoli è stata super equilibrata, tanto che è finita in pareggio. Lo spiegano anche le statistiche. Passiamo all'ultima partita che analizzeremo, ossia Torino-Lecce. Il match è finito 1-0 per i Granata. Ecco le statistiche. Per oggi Bobo Soccer Breaking News chiude qui, alla prossima.